Buongiorno a tutti. Allora, io sono da pochissimi mesi presidente provinciale dell'Unione Sportiva delle Acli di Caserta. Accanto a me c'è il presidente che mi ha preceduta per otto anni. Questa bellissima manifestazione nasce con l'idea di dare un supporto alla Gran Fondo del Volturno, che vede la sua sesta edizione. La Gran Fondo è praticamente una creatura delle cronache di Napoli e la cronaca di Caserta e del 120, l'US Acli 120, ed è considerata da noi dell'Unione Sportiva delle Acli gara nazionale da 2 anni, ed è importante questa cosa da dire perché richiama tantissime persone. Sembra addirittura che l'anno scorso mi sembra più di 500 partecipanti, e quest'anno, almeno quello che leggevo dall'ultimo notiziario, ben 400 iscritti. Ma noi come Unione Sportiva delle Acli, con la comunità montana e il comune di Piedimonte Matese, abbiamo pensato di dare un supporto, quindi creare degli eventi collaterali alla Gran Fondo. Ecco, vi voglio far vedere la locandina, che è natura, sport, turismo insieme, risorse da salvaguardare. Questa è, diciamo, è un'iniziativa, come avete potuto vedere, molto importante, pregna di avvenimenti, di associazioni, enti che si sono coalizzati, hanno messo insieme le loro forze, le loro risorse, perché al comune, il comune se ne è fatto un vanto, che è a costo zero, certamente, perché le associazioni si sono caricate di tutti gli oneri per poter partecipare e promuovere il territorio. Abbiamo avuto il settore foreste con un laboratorio, la foresta che vorrei, abbiamo avuto l'associazione micologica del Matese, esperti di funghi e di tartufi, abbiamo avuto il CITES, quindi il corpo forestale, e poi le associazioni sportive dell'Unione Sportiva delle Acli, che non sono solo di Piedimonte ma sono venute dalla provincia, e quindi è stato, diciamo, per noi provinciale una soddisfazione. Lei è stato l'ideatore della prima edizione. Da cosa è nata questa idea di promozione del territorio? Allora, poiché noi siamo partiti inizialmente con la Gran Fondo del Volturno, e nelle conferenze stampe che abbiamo tenuto nel passato ci siamo resi conto che non si poteva limitare un'attività sportiva a una sola giornata, considerando anche le bellezze di questo territorio. E allora abbiamo voluto, insieme ad altri enti che ha nominato prima la Presidente, mettere su un'attività sportiva che precede con una conferenza che abbiamo tenuto ieri sugli argomenti che riguardano sport, natura, ambiente e turismo, con esperti qualificati nel settore. Abbiamo voluto dare peso e un'impronta particolare a questo territorio, dove devo purtroppo lamentare però che, malgrado lo sforzo che noi facciamo come associazione di Unione Sportiva Acli e anche gli enti che con noi aderiscono a questa iniziativa, che la popolazione non partecipa molto. Fortunatamente quest'anno abbiamo coinvolto le scuole, e io devo ringraziarle veramente, tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché attraverso i giovani, perché noi la nostra attenzione la rivolgiamo soprattutto ai giovani, perché fare sport significa farli crescere bene, educarli, toglierli dalla strada, dalle tentazioni malavitose. Questo è lo scopo per cui noi siamo qui oggi e speriamo di esserci ancora per il prossimo futuro, augurandoci che l'amministrazione si dia una svegliata e che ci aiuti poi a organizzare queste cose, perché certamente avranno una ricaduta positiva sul loro territorio. Vi ringrazio.
Noi ringraziamo lei e vi auguriamo, insomma, di proseguire questo cammino nei prossimi anni. Complimenti per quello che state facendo. Da Piedimonte Matese è tutto. Luisa Porto per italianews24.net.